Nuovo video, ditemi se vorreste questo gioco. In pratica è un gioco in cui tu sei una nazione, è una modalità che secondo me è più divertente. Sì, avevo fatto un po' di cavolate la prima volta. Io questo giocheremo con la Russia leggendaria in facile perché non sono molto forte. Allora ci hanno dato proprio un territorio di me, però va bene. Allora, quanto ci costa? Non abbiamo soldati, me. Oddio, quanto costa? Oh merda. No, scusate per il termine, veramente. Ok. Il territorio più vicino è quello. Buona fortuna. Ed è così. Lo so. Oddio. Ce l'abbiamo fatto. Allora dobbiamo andare sulla diplomazia e farci alleanza. Magari facciamo alleanza con la Repubblica. Non accettano. Allora, grande. No. Ma io non ho nessuno. I bulgari neanche accettano. Non è che abbiamo una buonissima pozione, vediamo se la fine. Nessuno ci vuole. Che palle. Sono degli sfigati, ma perché tutti ci odiano? Non l'ho capito sto. I pirati non ci dovrebbero odiare, vero? Nessuno, veramente, letteralmente fuori bene. Libano, la Bologna. Beh, un popolo che ci vuole. Ma possiamo uscire da qui? Lussemburgo. Nessun popolo. Cioè, questa è sfiga, raga. È finita, vabbè. Noi ci proviamo, sfida. Ma noi ci proviamo. Raga, taglio un attimo, arrivati su qua facciamo. Sì, è come io qua già un server che ho finito con la Francia, che sono spawnato esattamente qua. Quindi questo gioco lo dovrebbero fare il multiplayer. Ditemi se volete che io ci porti una serie, perché casomai se volete il secondo episodio lo faccio uscire domani. Casomai. Non è il problema di un livello fatto. Anche se asterisco lo porta, quindi scrivetelo anche a lui. Se ora se ne sbaglio forse non lo porta più, però boh, non lo so se lo porta ancora. Però sì, diciamo ancora lo porta ed è molto più bravo a giocare. Diciamo che ha più popoli. Oh no, ok, no. Stavo già potendo schierare. Entriamo. Che soldato c'è? Mi però, che sfiga, oh. Un po' più economici. Oh, mi ce ne vuole di sfiga. Mizzica, oh, ma che sfiga. Basta averlo, andiamo in guerra qua. Oh, ma ti pareva che la sfiga doveva andare buona? Tanto. Cavolo, mi aspettavo. Perché dichiaro guerra a questi popoli? Perché il gioco lo vuole. Andiamo avanti. La urca si sta avvicinando. Vedo una. Lei che si sta avvicinando. Potremmo dichiararle guerra. Non mi serve, vediamo dov'è.
Che palle. Vedi attacco. Forse abbiamo 20 d'attacco. Ecco, infatti. E va. Entriamo. Ti prego. Risolvetemi. Oh! Ho finalmente dei soldati. Stiamoci le statistiche, anche la vita. Soprattutto la vita, però. Io dichiarerei subito guerra al popolo. Un attimo. Ecco, ho la barra di chiudere. Perché si sta il problema è quello. C'è un grosso problema. Un problema questo. Non dire questo. Non è confine, allora non questo è un trovo di fine. Colonna. Ok, quello. Prendiamo soltanto una cosa. Non abbiamo un capoluogo, ma vabbè. Se sbagli, scusate se non lo la pronta. E ora possiamo attaccare. Beh. Un po', noi intanto attacchiamo questo. Ah, vero, dobbiamo andare avanti. Ah raga, comunque chiedetemi se volete che io lo porti. Che se intanto tocchiamo che sfiga. Sfiga c'è. Però li attacchiamo, li dovremmo uccidere. Abbiamo conquistato una loro. Prendiamo. Non posso. Come? Ah, non l'avevo visto. Ma adesso neutrale di chi è? Al mio posto. E allora di chi? A lei. Il boss. Oh no no no. Allora no. Non faccio. Avanti. Perché sto stando non taglio le pubblicità sti cavoli. Cioè, comunque nel prossimo video l'obiettivo sarà fare la prima conquista, quindi io già dichiaro guerra magari a loro. Il prossimo video magari lo potrei fare oggi pomeriggio, dov'è? Sono loro, sono. Vediamo. Sì, sono in Portogallo. Dichiaro guerra. No, non me ne rendo conto. Non ho burattini. Dove sono? Polonia, no. Dove sono? Regno che è pericoloso. Non mi serve sì. Per poi farli guerra. Andiamo avanti. Nel prossimo episodio sconfiggeremo il regno di Serbia. Intanto ci prendiamo ste robe. Che sfida. Ci faremo la nostra prima battaglia e tenteremo ovviamente di vincere, credo che sì. Cioè abbiamo già conquistato un pezzo, ma intendo proprio conquistare il popolo. Magari nel prossimo dichiariamo anche. Ditemi quale popolo odiate, così gli dichiariamo anche guerra. Anche a quel popolo. Ditemelo. Ci stanno anche i pirati, quindi già. E poi ditemi se volete. Volete. Boh, non lo so. Intanto prendiamoci un neutrale. No, questo no. E qua ci andiamo noi adesso.
Forse facciamo anche la nostra prima conquista. Ma forse, forse. Ma che palle, doveva proprio ora mettere. Cioè, ok che lo uccidiamo. Vediamo, stanno vivi? Ancora sì. Eccoli. In zona c'è anche la Polonia, quindi dobbiamo anche dichiarare la guerra. A malincuore, perché non piace la Polonia. Quindi mio fratello ormai vive lì, si fa il lavoro. Quindi non piace la Polonia. Li abbiamo conquistati, sì. I burattini adesso sono tra virgolette nostri schiavi. Non l'ho ancora. Vabbè, però ci aiuteranno in battaglia. Così. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualche guerra così mi faccio vedere. Sì, la Georgia ha dichiarato guerra al Belgio. E anche noi potremmo dichiararlo. Lo stesso, ecco. Se solo hanno un grosso problema. Quando io dichiaro guerra a quel popolo, che loro hanno degli alleati, è un grosso problema. Capite? Per questo sto subito facendo fare questi popoli vicini, perché non hanno alleati. E quindi non dovremmo avere problemi. Quindi, capite? È quello il principale motivo. Preso. Ecco la Polonia. La Polonia è un po' la tema, sinceramente. Dobbiamo conquistare quanto prima la Polonia, sapete. Dichiariamo anche guerra alla Polonia. Dove la Polonia? Polonia, Polonia. Non mi ricordo bene, raga. Eccola. Polonia, dichiara guerra. Dobbiamo dire perché la dichiara, perché è troppo vicina. Facciamo l'ultima battaglia di oggi. Polonia, ovviamente. E già, se gli ho dichiarato guerra così inizio a fregarmi un po' troppi territori che ho vicino. E questa cosa non va bene. Quindi noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. E ciao a tutti.